questo primo tempo. Meglio di quello contro la regina, mi pare. No, diciamo che almeno i ragazzi ci stanno provando, diciamo così, anche se qualche occasione potevamo sfruttarla meglio, non so, all'inizio con Cavallaro, oppure qualcos'altro Sardo poteva fare meglio in qualche occasione. Insomma, abbiamo avuto anche noi le nostre occasioni. Abbiamo stato attenti un po' in difesa, a volte ci sono dei piccoli svarioni che ci fanno tremare, come l'ultimo al 46esimo di Benji Wenga, che l'appoggia al centro. Il quinto difensore, questa novità oggi devo dire che mi sta piacendo, non sta facendo male, però ovvio mi piace ovviamente quando imposta il gioco, non tanto quando va in difensiva, a parte all'inizio che ha tolto la palla dai piedi di Fall, e lì poi non so se non riesco a intuire bene dalle immagini se in difesa riesce a dare il suo contributo oppure è solo, come dico io, che lo vedo quando si propone in avanti, ovviamente, con i passaggi, che è proprio il suo ruolo naturale. Eh sì. Vincenzo, e tu? Ma io sono d'accordo con Giuseppe. Secondo me sta pensando già in chiave l'anno prossimo. Sta vedendo di spostare Quinto indietro perché non credo, cioè, lo Iago è in panchina. Quindi l'unica spiegazione che mi do è questa. No, voleva far giocare con Gianni oggi. Sì, probabilmente sì, hai ragione, probabilmente proprio anche per quello, cerca di spronare la squadra facendo giocare più Foggiani in campo, visto che purtroppo non ci sono sugli spalti. Partiamo da Giuseppe. Giuseppe, hai visto, se ne è parlato, il Carpi, nota metropoli del nord, è arrivato in Serie A. E ci è arrivato in un certo modo, cioè tutto sommato facendo un percorso dalle serie minori, non spendendo cifre folli e con un seguito di pubblico che è potenzialmente non altissimo perché quello è il campo. E tu che dici? Quel tipo di discorso, al di là, diciamo, al di là di quello che è l'esperienza tua recente, ma quel tipo di discorso sarebbe replicabile su piazze come la nostra? Guarda, ti dirò, diciamo che è un discorso che siamo riusciti nel nostro piccolo ad attuare, diciamo, in Serie D. Nel primo anno, però lì era diverso e comunque una società nuova che sta per partire agli sgoccioli del campionato e quindi il tifoso diciamo che riesce ad ingoiare tra virgolette un po' il tutto capendo la situazione del momento. Però in generale, se dobbiamo parlare in generale, purtroppo di Foggia è rimasto sempre quel ricordo degli anni 90, degli anni 80, Maestrelli, Zeman, insomma un certo tipo di gioco, anche se poi se andiamo a inquadrare quelle annate, cioè Zeman non è che giocava con questi giocatori di fama, anche in Bon Pavone, insomma, ti portava dei giocatori da serie sconosciute, a giocatori da serie minori sconosciuti e te li faceva diventare grandi. Quindi diciamo che è un qualcosa che si potrebbe anche fare, però non so fin quando, cioè con Zeman non si può accettare, con qualche altro allenatore non lo so, altre società non lo so se i tifosi sono pronti per questo tipo di gioco. Ovviamente la crisi che c'è oggi nel calcio si propende proprio a fare ciò, cioè andare a risparmio. Se veramente sono quelli i dati del Carpi, veramente applausi a scena aperta, cioè stare in Serie B a spendere quei soldini, ci rientrerei domani io nel calcio, se è Ma quella anche maniera. perché quello rende sostenibile lo sforzo anche se non si riesce a raggiungere l'obiettivo immediatamente. Perché il punto dolente è quello: tu puoi spendere anche milioni e milioni di euro, ma non c'è scritto da nessuna parte che se Bravo. spendi 10 volte quello che hai speso quest'anno nel Foggia, in automatico l'anno prossimo scatta un meccanismo per cui vinci. Non è vero. Bravo, bravo. Viene Sì, forse. qualcuno, anche perché poi con la crisi che c'è, Giuseppe, in giro ci sono tanti giocatori bravi, bravissimi, che però appartengono a società che sono andate a male, che sono fallite, che li hanno svincolati, eccetera, che tu gli acquisti li puoi fare ed è quello che ha fatto quest'ultimo anno per rinforzare la squadra proprio il Carpi. Quindi effettivamente su questo discorso forse qualche ragionamento
ma in maniera distesa, non legata al contingente, a che cosa fare domani mattina a Foggia, ma in maniera distesa si dovrebbe anche fare. Ma secondo me alla fine se si fa il ragionamento come si deve con i tifosi e lo capisco, si potrebbe anche fare. Però è ovvio che alla fine sempre i risultati, insomma, contano per i tifosi. Che ci metti Sì, un dai, il giocatore fatto di... dei tifosi potrebbe essere anche un alibi, nel senso che poi alla fine il tifoso, se non è che noi avevamo 20.000 spettatori perché non li potevamo avere quest'anno, per cui dice, però se facevamo la squadretta non venivano. E Certo. noi in Serie D avevamo poco meno di quelli che abbiamo avuto di media quest'anno, quindi vuol dire che più o Sì, meno quelli. un discorso giusto e il tifoso ti capisce e non ti contesta, insomma. Certo. Se gli prometti cose che non puoi raggiungere, poi Bravo. invece questo lo fai innervosire. È ovvio. Vincenzo, tu che dici? Così poi Ma dopo ci andiamo a vedere io mi sono già espresso qualche tempo fa, anche con quella domanda che ho fatto durante la trasmissione Kickoff. Ha ragione anche Mangano, se non sbaglio, che bisogna calarlo nella realtà in cui si vive. Chiaramente a Foggia la partita non si vede in tribuna stando seduti, come si può vedere a Carpi, come si può vedere a Modena, come si può vedere a Sassuolo e tutto il resto. Però dal punto di vista societario è un qualcosa che deve essere tenuto in debita considerazione. Considerato appunto che le risorse economiche della società non sembrano così splendide, così rose, quindi perché non tentare anche questo tipo di soluzione? Bisogna tentare tutte le strade per cercare di fare calcio a Foggia nel miglior modo possibile. È una Valentino, tu? soluzione che può. Sì, scusa Vincenzo, concludi. No, è una soluzione che deve essere intrapresa. Speriamo che altre persone si aggiungano alla compagine societaria, però voglio dire, se è successo a Carpi, non vedo perché non possa accadere a Foggia. Ecco. Tu, Valentino, dall'ottica di uno che sta a Roma, come si vede la cosa? No, chiaramente io poi sono contento quando vedo queste realtà piccole che arrivano alla ribalta, no? Lo stesso dicevo Frosinone, alla fine la squadra è appena promossa in Serie B, è secondo. Però due cose secondo me sono importanti. Una è che in ogni caso per fare un progetto del genere uno deve già in partenza sapere che investirà 4-5 anni in una cosa del genere, mentre per quanto è riguardato il Foggia si è sempre pensato anno per anno perché non sapeva mai se si riusciva ad andare avanti. Quindi spesso uno può anche, non so, pensare di investire in dei giovani, ma se poi l'anno dopo non è sicuro di poter rimanere, arriva un'altra società e poi con un'altra idea, è pure difficile. Cioè, ci vuole qualcuno che prenda la società che ci abbia idea di tenerla per 4-5 anni in maniera Però a costi stabile, più no? bassi probabilmente con quello che si spende un Vabbè. anno da noi si Però poteva diciamo, in fare. teoria noi non è che abbiamo, cioè, possono tutti verificare questi numeri, però non è che quest'anno o l'anno scorso eravamo partiti per una gestione smodata, no? Comunque eravamo partiti per fare un campionato, insomma, Però i così. giocatori comprati non Sì, sono poi i giocatori abbiamo giocatori comprato, è chiaro. da. Per quello che è la Serie C, sono giocatori che hanno infatti dimostrato di essere Ma giocatori appunto, più che ma tante validi, volte eh. vedi, anche noi siamo una specie di esempio come il Carpi, no? È chiaro, noi non siamo riusciti ad arrivare ai playoff, però magari ci fossimo arrivati e staremmo parlando della stessa cosa. Certo. Beh, Perché il abbiamo Carpi un ci ha messo gruppo. 2 anni per fare i playoff, magari No, ce la perché abbiamo un facciamo l'anno gruppo che prossimo. viene da 2 o 3 anni, diciamo il grosso, no? Comunque, nel senso, siamo andati oltre quello che ci si aspettava, eccetera. L'altra cosa che volevo dire è che secondo me il campionato di Serie B di quest'anno, poi bisogna pure vedere quando succedono le cose, no? Perché è stato un campionato un po' senza avere squadre grosse che l'hanno ammazzato, perché se tu vedi la media punti, lo hanno fatto, mi sa, 1 o 2 partite più di quante ne abbiamo fatte noi, e tolto il Carpi, le altre stanno intorno ai 60-63 punti, quindi nel senso poi magari tu ti ritrovi in posizioni alte e te la giochi, no? E poi ti va bene. Bene, pare che si riparta. Mi ha avvisato Vincenzo dalla nostra redazione toscana, che lui è collegato Intanto con noi. speriamo di vincere oggi. E andiamo a vincere e poi dopo ci vediamo nel dopo partita. Buon Va secondo bene. tempo a tutti. Ciao, ciao, ciao a Ciao, tutti. a dopo, Ciao, ciao. ciao.
siamo lasciati dicendo ci vediamo dopo la vittoria, andiamo a vincere, abbiamo vinto, quindi siamo contenti. Un commentino veloce lo possiamo fare perché poi insomma ci bruciava questa sconfitta a Foggia, con tutto quello che ha determinato e anche col peso che ha avuto da un punto di vista psicologico su quella lunga rincorsa che aveva fatto il Foggia per arrivare in zona playoff e che si è interrotta esattamente alla stessa partita del girone di andata, si è interrotta proprio contro il Barletta. Giuseppe, tu che sei in quel momento avevi una veste diversa, come la ricordi l'aria di quella giornata? Beh, come la ricordo, ci sono tante sfaccettature di quella giornata. C'era l'attesa di quella partita. Ricordo tantissimi militari intorno allo stadio. Sembrava quasi Kabul con elicotteri a pochi metri da sopra le curve. Insomma, di tutto e di più in quella partita. Sì, diciamo che è stata una partita dove il Foggia da lì in poi ha zoppicato un po'. Un po' dispiace, insomma, e c'è rimasta in gola, anche perché comunque Barletta non creò tanto, anche lì il grosso della partita lo facemmo noi, quindi con un golletto si portavano i 3 punti, ma non neanche tanto meritatamente. Quindi questa ci è rimasta un po' in gola e oggi ci siamo tolti questa pietra dalla scarpa. Il mister sta mantenendo fede alle sue parole, dicendo che vuole arrivare a 67 punti, vincere tutti e tre, e ci sta riuscendo. Ma forse lì non abbiamo solo perso 3 punti. Hai l'impressione anche tu che quella inerzia che ci stava portando a recuperare tutto il distacco verso la zona playoff quel giorno si è interrotta. È come quando a uno che corri lo freni, poi non siamo riusciti a recuperare quel ritmo. Sì, sembra quasi che sì, da quel punto in Ci è poi. pesato più di 3 punti, no? Non sono i 3 punti Sì, è persi quel stato più giorno. perché i ragazzi gli è rimasta qualcosa mentalmente, insomma, li ha colpiti più mentalmente. Infatti, da lì è stato un po' a corrente alternata nel proseguimento del Foggia. Troppo è andata così. Poteva andare diversamente, magari stavamo a raccontare un'altra cosa. Sì. Magari tu non eri qua, però. Sì, io non ero qua e il Foggia non era dov'è, cioè, anche finire 67 punti, cioè, sono tantissimi punti, ragazzi. Una volta si vinceva di campionato 67 punti, quindi non è poco, Non eh. so, non ho visto le classifiche degli altri gironi, però probabilmente con questo risultato altrove, non so, Nel girone B eravamo terzi. nel girone A saremmo stati al terzo posto, 67 Grande, punti c'era il Pavia e loro hanno già giocato la partita. Quindi eravamo terzi col Pavia. Nel nel girone A. girone Chi è che ha alzato? Vincenzo, che conviene? Vuoi abbassare quel volume? È arrivato Vincenzo, abbiamo capito che è arrivato Vincenzo. Ti abbiamo notato, Vincenzo. Dunque, nel girone A è uguale, no? Nel girone A 67 punti c'è il Pavia, nel girone B saremmo stati soli al terzo posto, la Reggiani a 65, quindi questa la dice lunga, insomma. Addirittura nel girone B saremmo stati a 3 punti dal secondo posto, insomma, 70 Mamma punti mia. sta l'Ascoli. Vabbè, è andata così. Sapevamo che il nostro era più duro, lo sapevamo. Sì, se facciamo un girone unico all'italiana sarebbe meglio. Valentino. No, infatti diciamo anche il peso di questi 67 punti è diverso da averli fatti nel girone nostro che se farli in un altro girone, no? Quindi perché nel girone nostro c'erano almeno 5-6 squadre fortissime E che ci avrebbero iscriviamo al stravinto. girone che ha fatto il Carpi, che dici? Ma Quello dove guarda, giocavano una volta il Carpi, forse è ma noi meglio. fossimo stati in Serie B con questa squadra, non dico che avremmo avuto più facilità di andare ai playoff della B con la stessa squadra, anche andare a quelli di
Le prime tre di questo girone in Serie B probabilmente Ci erano vanno ai i playoff. vertici anche del campionato di Serie B. Questo non era un campionato da Serie C. Questo la dice lunga anche su quello che siamo stati capaci di fare, che Infatti il la squadra è dispiacere è stata quello, capace di fare. magari aver fatto un'annata del genere e non aver raccolto niente con tutti questi punti fatti. Insomma, tanti an altri anni siamo andati ai playoff con 10-15 punti di meno, quindi. Va bene. Però, peccato. Vincenzo, tu come chiudi? Io Una bella chiosa. tanto grandissima soddisfazione per questa vittoria, insomma, anche se insomma, è venuta diciamo con una partita scialba. Io approfitterei invece della presenza di Giuseppe per fargli una domanda a cui non sono riuscito mai a rispondermi. La domanda è questa: ma Perna, come mai è andato via? Sempre se si può rispondere, Giuseppe, siamo tra amici, eh? Non ho capito il Pinna. titolo. Pinna, Pinna. Pinna. Pinna, sì. Allora, Pinna in quel periodo, che eravamo prima dell'inizio del campionato, andò via perché dovevamo prendere altri calciatori che avevano un costo un po', diciamo, superiore. Cioè, quello è il periodo in cui il Foggia, da fare una salvezza tranquilla, ha tentato di prendere, cioè ha preso giocatori di tutt'altro livello proprio perché si poteva puntare a qualcosa in più. Dobbiamo dire, adesso possiamo dire la realtà delle cose, perché altrimenti non arrivavano i vari Potenzi, i vari Gemmello, i vari Sandro, non arrivavano per fare la traversata. E quindi a quel momento, siccome stavamo prendendo una punta che era Gemmello, che aveva anche il suo costo, il mister doveva fare delle scelte su chi rinunciare. Ovviamente il mister ha sempre avuto stima di Pinna, anche quando ha dovuto fare la scelta di mandarlo via, perché poi provò in quel periodo Agostinone sulla fascia e vide che comunque Pino poteva ben figurare, come ha ben figurato, insomma, ci aveva visto lungo già dall'epoca. E si è sacrificato Pinna perché era anche l'unico che in quel momento aveva mercato, perché comunque il Melfi lo vedeva ancora, aveva ancora interesse sul giocatore, e quindi era la scelta più veloce e sbrigativa che si poteva fare in quel momento per diciamo diminuire un po' i calciatori e prendere qualcosina Ma che costi di più. si poteva dare Questo via Bencivenga e tenere Pinna? Bencivenga è venuta in prestito, quindi la Parma è tutto un altro fine, l'unico che aveva mercato in quel momento. Ha parlato di mercato Valentino, e a chi lo piazzi? Poi, fra l'altro, gli imprestiti l'hanno pure prestato. A cavallo donato o prestato non si guarda in bocca. Dai, non esagerare, su, dai. E magari ce lo continuano a prestare anche l'anno dopo, Lo l'anno. paghiamo, però su Bencivenga prendevamo dei premi, insomma, dal Parma, che ora è anche fallito e non prenderemo più un centesimo. C'è oltre a danno Vabbè, dai, succede. Vabbè, però quello che ha detto Giuseppe ci fa capire come a volte, e non si può sempre dire tutto, come a volte noi tifosi facciamo delle valutazioni, ma non abbiamo gli elementi per farle, perché poi la società non può sempre dire tutto. Anzi, secondo me, io l'ho sempre detto anche dall'inizio, abbiamo una società che si è espressa anche troppo. A volte c'erano delle situazioni in cui si diceva: ma perché questi non sono un pochettino più riservati? Bene o male, le cose che hanno fatto le hanno dette in gran parte, ma non possono sempre dire tutto. La spiegazione che ha dato adesso Giuseppe è comprensibilissima. Mica puoi andare lì a dire vogliamo prendere uno migliore, cioè, lo puoi dire tu. Poi lo spogliatoio non lo tieni più. Ti pare? Soprattutto se tu avessi detto questa cosa a un tifoso avrebbe dato ragione, quindi tutti quelli che si lamentavano del fatto che Pinna era stato ceduto avrebbero fatto la stessa cosa, nel senso in cambio di Gemmello, Potenza e questi, dice beh, andiamo via Pinna e prendiamo loro. Va bene, io farei un giro di considerazioni, perché ormai il campionato non è finito, ma c'è una passerella domenica, insomma, più di questo non si può avere. Quindi, che cosa vi aspettate che possa succedere? Al di là delle novità che aspettiamo sempre in società, ormai da sempre. È un leitmotiv questo delle novità societarie. Ma cosa vi aspettate nei prossimi giorni? Giuseppe, che ti aspetti tu?
Bene, che mi aspetto? Io mi aspetto prima di tutto che mi ridiano la mia fiduzione. Che... E non sarebbe male, uno si fa una bella estate tranquillo. Io ho un accordo con il presidente che la fiducia deve essere istituita il 14 di aprile con una carta scritta in cui se non veniva istituita posso richiedere il doppio della fiducia come penale. E al 14 non è stata restituita perché comunque è saltata la trattativa con la milanese. Di soldi non ce ne stavo, insomma, ci siamo di nuovo. Ci sono di nuovo messi da parte pur di far andare il Foggia avanti e far pagare gli stipendi all'attuale società. E questo non era un Ci hanno promesso che nei giorni a seguire dovevano pagarci questa fiducia, ma ancora non arriva. Adesso, come termine ultimo, abbiamo proprio domani. Se non sbaglio, stanno avendo degli incontri con tanti imprenditori della provincia. Sentivo venire che diceva anche qualcuno che non era della provincia. Io purtroppo non ci sto più dentro, quindi di preciso non le so le cose. Però a dire la verità, molti contattano anche me. Cioè, chi vuole entrare, contatta me e dire rientriamo con te, che te ne sei uscita alla grande. Ovviamente, meglio entrare con chi è uscito alla grande che non Ma con chi tu, così è andata male sulla senza trattativa. svelare un po' troppo le cose, ma a te piacerebbe l'idea? È una cosa che potresti valutare se ci sono delle condizioni alle quali tu potresti rientrare, il tuo gruppo familiare, intendiamo dire. Non ti so dire, cioè dipende un po' dalle condizioni, ma più che dalle condizioni, io veramente ho tutta un'altra storia alle spalle, anche nei confronti della vecchia amministrazione, in cui ho chiesto almeno dei pagamenti di miei vecchi lavori, cioè non ho chiesto lavori nuovi, ho chiesto pagamenti di lavorazioni che abbiamo fatto tantissimi anni fa, ci era stato promesso e alla fine non c'è stato dato nulla. E quindi siamo rimasti anche delusi dalla vecchia. La nuova, se magari gli viene in testa questa idea e ci viene incontro, ci dà un segno che ci viene incontro, qualche altra cosina la possiamo fare. Però se non c'è questo se segnale adesso, cioè adesso sono, diciamo che è il comune che deve farsi avanti, perché io la mia parte l'ho già ben fatta ampiamente per 3 anni. Se il comune si fa avanti e ci dà un appoggio, una mano che ci riesce a pagare qualcosina, qualche altra cosa la possiamo mettere, altrimenti al momento non siamo veramente quasi in grado di andare avanti. Cioè, bisogna Giuseppe, tu lo rientrare sai anche. che questo è il mese giusto per fare qualcosa da parte di qualche ente, no? È il mese in cui ci sono delle elezioni. In genere, storicamente, da sempre, dal 48 in poi, i mesi delle elezioni sono quelli in cui si fanno le strade, si assume qualcuno e si paga qualche debito. Era così 40, 50, 60 anni fa, quindi penso che la logica non sia cambiata. Lo so, questo è il periodo, Forse in però questo momento il discorso più che per io sono i soldi che mancano. il comune è al corrente di tutto, quindi non c'è neanche bisogno di parlarci. Se vogliono, sanno come muoversi. Però diciamo che quello che dici tu, ci potrebbero essere delle condizioni, una serie di condizioni alle quali al verificarsi delle quali anche voi potreste rientrare, non da soli, perché questo si è capito. Ed è poi, ti dico la verità, la cosa che è emersa sempre è che forse in una piazza come Foggia l'uomo solo al comando non regge, può reggere un anno, ma più si dividono gli oneri e meglio è per tutti, c'è una maggiore sicurezza, si riesce a fronteggiare meglio, no? Ti pare? Hai avuto la stessa impressione in questi anni, no? Era quello che diceva anche tuo papà. Sì, l'idea è quella ovviamente di suddividere il rischio tra tante persone e così da dare anche una vitalità più a lungo respiro alla società. Certo, Però sì. alla fine, quando si va all'atto pratico, si nota che forse qualcuno vuole fare delle strategie, lì magari si va un po' in blocco, perché le strategie bisogna farle sempre tutti insieme, non singolarmente. Già quando c'ero io si cercavano i soci, però ognuno si andava a accaparrarli per sé, per il proprio gruppo, non Così il per la proprio gruppo società. prevaleva e questo non è il modo Non per giusto di agire. la società. Questo è lo sbaglio, che alla fine si pensa sempre a se stessi e non al bene della società. Sembra anche per lì, ha detto dobbiamo dividere il 10%, il 5% da tante persone. Va bene, però cosa hanno fatto già? Hanno già diviso, hanno già, si sono già presi
lui con i due soci, la maggioranza dividendosi il 16% ciascuno, cioè alla fine hanno il 54% in tre. E poi non può andare la gente a dire facciamo tutti quanti che ci mettiamo un 5, un 10 ciascuno, andiamo tutti, siamo tutti insieme. Non è così. E tu già così, fingendo, è una strategia che hai comunque la maggioranza in mano. Cioè, non, cioè, o parli chiaro con la gente, poi se dobbiamo andare con le strategie non si può fare mai nulla. Certo, la trasparenza è un valore Bravo. importante, soprattutto in una società. Saluto Autino, ciao Autino, ci fa piacere averti qui dalla Francia, giusto? Sì? Collegamento Sono le molto Alpi. disturbato, però ci fa piacere almeno vederti dalla Francia. Vincenzo. Otino, ti sentiamo malissimo. Forse a questo punto è meglio che togli la videocamera, tanto ti abbiamo visto e salutato, e almeno ti sentiremo bene, perché probabilmente se stacchi il video l'audio arriva buono. Banda il video. Eh sì, prova. Ciao, ciao Otino, ciao. Vincenzo, allora, soddisfatto di quello che ha detto Giuseppe? Penso che sia stata una Ah, linearità. Giuseppe, come al solito, si è mostrato un libro aperto. Ancora una volta mostra il fatto che nella vecchia società o nella nuova società, quella che sarà, la figura del manager è una figura essenziale, a cui ognuno deve, diciamo, mostrarsi al massimo della capacità, cioè, nelle strategie devono essere fatte dal manager. E tutte le quote, diciamo, a parte, diciamo, il discorso economico, diciamo, la fiducia massima deve essere riposta in questa terza persona che tira un attimino le file della società. Io in questi giorni mi sono rivisto una nostra chiacchierata in cui giustamente anche Valentino diceva che non era possibile che in una società seria i membri della stessa società si parlano tramite gli avvocati o tramite insomma, i ragionieri, ecco. Una società seria, secondo me, la figura del manager, chiamiamolo il direttore generale, chiamiamolo una terza persona, chiamiamolo come la vogliamo, però è importante perché il ragionamento di Giuseppe non fa una grinza. Se vogliono che questa società vada avanti e che il rischio sia, diciamo, allargato a maggiore persone possibili, è giusto anche che la fiducia è la parola chiave della società e non può essere altrimenti. Comunque, Valentino, onore dimmi. a Giuseppe per una volta e alla sua famiglia che tiene duro per questa fiduzione. Giuseppe, aspettiamo altri 2 minuti, dai, vediamo un po' di portare avanti la nostra società. Ma il problema sicuramente non è un problema solo di natura economica, perché il calcio, la passione di Foggia, va un po' oltre dei calcoli meramente di natura economica, altrimenti probabilmente nessuno avrebbe mai messo un centesimo, neanche in Serie D, quindi figuriamoci. Valentino, Insomma, ho poco da aggiungere, soddisfatto questo. di quello che ci siamo detti poco fa, di quello che ha detto Giuseppe? Sì. Sì, insomma, mi sembra un ragionamento molto concreto e sensato, insomma. Va bene. Autino, tu ci Sì, senti? non so se voi mi sentite. Ora ti sentiamo perfettamente. Ti ho detto, è un pochettino l'audio e il video, quando ci sono problemi con il computer o con la banda, ci dà problemi. Noi ti sentiamo perfettamente. Intervieni tu. Vuoi partire dalla partita? Ne abbiamo parlato. Tu avevi fatto una domanda in chat che ho io riportato a Giuseppe. Soddisfatto della risposta? Perché non parteciperebbero a un'eventuale nu nuova cordata? Ma su questo ha risposto però Giuseppe, non ha escluso ci possono essere delle condizioni non da soli alle quali Ah, uno non da potrebbe soli. partecipare. Questo mi sembra evidente, insomma. Chiaramente non da soli, ma è una cosa che è stata detta già all'inizio del cambio, altrimenti non avrebbero aperto a nuovi soci un anno fa, no? Ti pare, Utino? Anche Avevo perché. sentito che non volevano più neanche partecipare con una piccola parte. Non è vero questa. No, pare di no. Giuseppe, è vero? Non è No, escluso in maniera categorica, insomma. l'esclusione
è categorica se, al momento che non avvengono queste, Quelle diciamo, queste condizioni. condizioni, Però è se ci ovvio. sono Quindi le condizioni, che se cambia lo scenario. bravo, sì, se cambia scenario, vengono le condizioni che ho già spiegato, che tutti sono al corrente, un'altra manina si può dare, non ci sta problema. Perfetto, perfetto. E questa è proprio una situazione di una trasparenza e di una chiarezza estrema. È difficile poi non comprenderla, perché poi quando uno è chiaro, se poi a tutti i costi si vuole vedere un retropensiero, si sbaglia anche. Io non vorrei. Bene, volete aggiungere altro? Penso che No, no, vai. della No, partita ne posso. abbiamo parlato, ma poi la partita, oltre alla soddisfazione di aver espugnato il campo di Barletta in un derby, più di tanto non ci poteva dare, perché ormai i giochi sono tutti fatti. La presenza di Giuseppe è stata ghiotta per parlare di qualche altra cosa e penso che ha dato una grande soddisfazione, come devo dire, sta facendo negli ultimi tempi nei confronti di tutti gli amici che sono da fuori e che vedono questa trasmissione. Io vi saluto, saluto tutti quanti, saluto Giuseppe innanzitutto e lo ringrazio e saluto e ringrazio anche Valentino, Vincenzo e Autino. Grazie per esserti collegato, Autino, Grazie così hai fatto sentire la voce della Francia a rossonera. te per tutto. Figurati. Grazie a voi per tutto il campionato. Ah, Grazie sì. all'equipe Abbiamo un'ultima partita, poi ci organizziamo perché penso che questa esperienza vada migliorata e ripetuta e poi faremo qualche altra cosa anche nei prossimi mesi nell'attesa di. Non so se augurarmi di avere ancora Giuseppe con noi l'anno prossimo o forse è meglio non averlo perché è impegnato a fare altro, però ove mai riuscisse a ritrovare ogni tanto 5 minuti per noi, potrebbe conciliare le due cose. sempre a disposizione, ragazzi. Quando Grazie vuoi. Giuseppe, grazie da parte di tutti. Saluto Buona tutti, vi domenica. saluto, buona domenica e buona settimana a tutti. Ciao, ciao, ciao Tino. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Ciao.